Stiamo per partire con la finale di Coppa Italia, finale atto 1 potremmo dirlo. Una novità, abbiamo gli arbitri che hanno il microfono, quindi potremo in qualche momento particolare andare a sentire proprio la loro viva voce nella gestione della partita. Chiedo un cenno alla regia se solo io sento sempre gli arbitri o se sono sempre live, solo io. Quindi vi anticipo che avremo la fortuna di sentire ogni tanto la attenzione lettera, il tiro al gol del Mago di Molina, Alessio Lettera, che dopo 1 minuto e 20 fa tutto da solo e va a infilare Michele Frigo. Non so se abbiamo mandato o meno l'arbitro che è andato a chiamare il gol. Comunque gol del 59 senza assist. Minuto 40. Segna per il Milano Padova il numero 59. Alessio Lettera. Con la regia abbiamo degli accordi su dei momenti topici che appunto ci permetteranno di andare a gustare ancora di più questa partita. Intanto riparte il Vicenza con Nicola Frigo. Salta bene e il gol dall'altra parte subito di Samuele Valdan. Adesso quindi possiamo aprire per sentire se darà l'assist il signor Rigoni. Gol 38, assist 58. Perfetto, quindi vedete anche il replay. Fa tutto benissimo Nicola Frigo, poi il disco rimane lì, non se ne accorge Mattia Mai. E Valdan in sacca, porta vuota da un passo, subito pareggiando. Minuto 1.54 su assistenza del numero 58, Nicola Frigo segna. Finge il tiro Banchero, ora disco a Lettera. Lettera ancora per Banchero. Disco che Lettera spedisce verso Comencini. Comencini vince una lotta con... E il gol! Disco che entra sul tiro al volo ancora di Alessio Lettera, che non ha mai segnato in questa competizione, ci ha messo subito due gol in finale, credo 59-88, assist 88. Minuto 11:22 su assistenza del numero 88 Emanuele Banchero, segna per il Milano Quanta il numero 59. Ferrari a evitare la linea di passaggio per McDonald e anche per Sigmund. Esce Michele Frigo, intanto portieri invariati, Mattia Mai al suo posto e Michele Frigo altrettanto dall'altra parte. Confermata la fiducia ai due portieri titolari da parte dei coach, che ricordiamo essere Angelo Roffo e Luca Rigoni. Disco per Sigmund, disco al centro, rebound, arriva per primo McDonald, quasi segna di Palastinco, recupera un bel disco qui Delfino, disco alto, stoppa di Patino ed è il gol, dicevo stoppa di Patino, Sigmund, ripassaggio a Delfino e poi gol sul secondo palo. ...9-14... minuto 24:30 su assistenza del numero 14 Nathan Sigmund, pareggia su 2-2 per il Vicenza. Ora disco ancora per Comencini, Luca Rigoni ha detto ma possiamo rimanere anche lì, deve uscire Comencini, invece è sceso sotto i cerchi Sigmund, riparte Lettera, chiuso bene però arriva ancora Ferrari, tiro al volo alto da parte di Fabio Rigoni, attenzione questo disco da Sigmund, Sigmund Delfino, parata di Riccardo Pignatti che tiene in vita i suoi, paratissima qui del numero 31, subentrato da pochi minuti a Mattia Mai. Lettera, il tiro e il gol dall'altra parte di Alessio Lettera, che dopo aver visto il suo portiere tenere in vita i suoi ha deciso di cambiare l'inerzia di questa partita, una sassata di Lettera. Tiro che finisce tra le gambe di Michele Frigo, un po' sconsolato. Minuto 35, 1-2, segna per il Milano Panda il numero 59,
e adesso saranno 100 secondi di passione per tutti. Io me li godo da quassù, tifoso neutro, e quindi sono quello meno agitato di tutti. Disco per McDonald, McDonald che guarda gli avversari, compagni, disco ora per Delfino, esce veloce Bellini, rientra, disco per Sigmund, Sigmund controllato da Ferrari, ancora Delfino, Delfino per McDonald, McDonald ancora per Delfino, Sigmund finge il tiro al volo, due su di lui, disco per Delfino, traffico davanti alla porta di Pignatti, il tiro, ha visto il disco arrivare Pignatti, ancora McDonald, un minuto, il tiro e il gol pazzesco di Alexander McDonald, che con la porta sguarnita va a beccare il 7 sopra la spalla destra di Riccardo Pignatti, gol credo d'antologia. Assistenza Delfino, gol McDonald, ha preso veramente un angolo incredibile facendo saltare l'asciugamano. Vedremo dalla questa telecamera, ci gusteremo tutta la classe del giocatore statunitense che ha veramente visto, preso un gol a 4 minuti dalla fine e a 1 minuto e 01, 02 o forse 50 secondi, non mi ricordo, un numero pazzesco di McDonald che dall'angolo ha preso quei gol che vedi nell'Enicel sul primo palo, praticamente fra casco e 7, che ha pareggiato la partita e l'ha mandata a questo overtime. Fabrizio Pace contro Fabio Rigoni, Rigoni, Banchero e Belcastro da una parte, Sigmund, Pace e Baldan dall'altra, e Mattia Mai si è arreso a 6 minuti dalla fine. Il disco e il gol di Fabrizio Pace che decide questa Coppa Italia. Al minuto 41 e 58, golden goal del numero 33 su assistenza del numero 14, numero 33 dei Diavoli Vicenza, Fabrizio Pace, che assegna quindi la vittoria e la Coppa Italia alla formazione della MC Control Diavoli Vicenza. Thank you.